24 maggio, oggi parliamo della Madonna, siamo nel mese di maggio, ma della Madonna non si parla mai abbastanza, dice San Bernardo, De Maria Nunquam Satis, e parliamo della Madonna con il titolo di Auxilium Christianorum, Maria ausiliatrice, Maria aiuto dei cristiani. Tante volte io ho modo di sottolineare quando parlo al popolo di Dio il fatto che noi, celebrando la Madonna, la chiamiamo con tante parole, con tanti titoli, quasi fossero delle gemme, delle perle con cui noi indoriamo la sua immagine, che è luce per tutta la Chiesa, la sua immagine. La sua vita è una luce di santità per tutta la Chiesa. E questi titoli che noi diamo alla Madonna li prendiamo o da cose che lo Spirito Santo ci fa comprendere su di lei, qualità, prerogative, privilegi che lo Spirito Santo ci fa comprendere sulla Madonna, della Madonna, oppure quando noi sperimentiamo il suo aiuto, per cui sperimentando l'aiuto della Vergine in determinate occasioni, il suo soccorso, il suo aiuto, il suo patrocinio, e allora noi la orniamo anche con questi titoli. Quella di moltiplicare i titoli è una caratteristica dell'amore che il Signore ha impresso nel cuore dell'uomo quando appunto il Signore l'ha creato l'uomo. E quindi la Madonna noi la invochiamo anche con titoli che in un certo senso si sono anche evoluti nel corso della storia. Quindi la Madonna del Rosario, pregata dai domenicani, che ottenne la vittoria di Lepanto contro i turchi, noi delle volte la chiamiamo anche Santa Maria delle Vittorie, ma è lo sviluppo dello stesso titolo della Vergine Santissima. Ma Santa Maria delle Vittorie tante volte viene chiamata anche come la Madonna ausiliatrice. È sempre lo stesso titolo della Madonna, cioè il popolo cristiano sperimenta in date situazioni e combattimenti, ebbene sperimenta l'aiuto, il soccorso, il sostegno della Vergine. In modo particolare, la festa di Maria Ausiliatrice fu introdotta il 24 maggio 1814, quando dopo le peripezie napoleoniche finalmente il Papa rientrava a Roma. Era stato arrestato, era stato prigioniero a Fontainebleau e poi a Savona. Era stato costretto quasi a recarsi a Parigi per assistere alla incoronazione di Napoleone. E per questo motivo, quando egli rientrò nella città eterna, quando Napoleone fu sconfitto a Waterloo, ebbene, quando il Papa rientrò a Roma, istituì questa festa per ringraziare il Signore, appunto, del suo rientro a Roma. Ma 2 anni dopo, nel 1816, il 15 di agosto, il 16 di agosto veramente, nasceva San Giovanni Bosco, Giovannino Bosco, e lui ebbe un rapporto fortissimo con la Vergine Maria, uno dei rapporti più forti che si riscontrano nella vita dei santi. Sicuramente San Giovanni Bosco è stato uno dei santi più mariani della storia della Chiesa. E il titolo privilegiato con cui San Giovanni Bosco chiamava la Madonna era proprio l'Ausiliatrice. E noi sappiamo che a 9 anni egli fa il sogno, di trovarsi in una grande vallata in cui compare un uomo dal volto luminoso più del sole,
e poi lui vede degli animali un po' feroci, quindi prende un bastone e l'uomo gli dice non col bastone, ma con le carezze e con l'amore. E quindi questi animali feroci diventano tanti agnellini. E lui dice, ma come riuscirò a fare questo? E quell'uomo gli dice, io ti do la maestra che è la mia madre, è quella donna che è tua madre, ti ha insegnato a pregare 3 volte al giorno. Naturalmente quell'uomo luminoso, divino, era Gesù Cristo. E invece la madre era la Madonna, questa donna maestosa, la maestra di Don Bosco. Lui diffonde poi attraverso le sue due congregazioni, i Salesiani e le figlie di Maria Ausiliatrice, appunto, la devozione a questo titolo della Madonna. Per cui l'Ausiliatrice è quasi conosciuta come la Madonna di Don Bosco, il titolo che lui usava. E sarà lui a costruire a Torino quella basilica maestosa, bellissima, che custodisce anche il suo corpo glorioso, le sue reliquie gloriose, e lì in quella basilica lui diceva che ogni pietra era una grazia che la Madonna aveva concesso a lui e alla Chiesa. E difatti fu costruito in un luogo malsano, che non era adatto neppure per fare edifici. Ma la Madonna in un sogno, sono famosi i sogni profetici di Don Bosco, gli aveva indicato il posto. E allora, Vergine Santissima, Ausiliatrice, aiuto dei cristiani, noi ti invochiamo non solo come Madre nostra e nostra avvocata, ma come anche avvocata del popolo cristiano, avvocata dei cristiani in quanto popolo, non solo in quanto singolo, e della Chiesa come corpo di Cristo e come anche istituzione sociale, perché non venga sopraffatta da Satana. E tu quando ci vedi in difficoltà, Vergine Maria, Madre nostra, dolcissima, dacci il tuo aiuto, o Ausiliatrice. Maria, auxilium Christianorum, ora pro nobis.